ecco, una partita equilibrata sino all'ultimo, non sono bastati i tempi regolamentari, ci sono voluti supplementari, tanto da recriminare soprattutto in prima persona te per quell'ultima occasione che poteva valere il 3-3. Eh sì, purtroppo mi è capitata una palla proprio d'oro e non l'ho sfruttata. È stata una bella partita, combattuta, è stato un bel playoff e meriti anche a loro. Comunque sapevamo, andavamo a affrontare una squadra, comunque c'era gente d'esperienza e di valori. Peccato perché noi abbiamo molte occasioni, ecco, hai detto tu una ce l'ho avuto pure il primo tempo, un'azione 2 contro 0 col portiere. Non l'abbiamo sfruttata e in queste partite si sa che i piccoli episodi fanno la differenza. Merito a loro, anche ha fatto un gran gol il loro laterale. Comunque merito anche a loro, hanno affrontato una buona partita. È comunque una torta di testa che esce a testa alta da questa competizione, insomma non era facile, siete arrivati fino al secondo tempo supplementare, come dicevi tu hai avuto anche una grande occasione, si poteva anche chiudere i rigori, insomma c'è stato tanto equilibrio sin dall'inizio. Sì, come hai detto tu, tanto equilibrio. Peccato perché a inizio stagione eravamo partiti con altri obiettivi, poi vari episodi e situazioni durante l'anno hanno catapultato i nostri obiettivi, ci tenevamo ad arrivare fino in fondo a questo playoff e purtroppo è andata così, ripeto, merito a loro, bravi questi ragazzi dell'acquedotto, spero che vincano loro a questo punto. Bella partita tra loro e Avico, insomma chi vince vince, merita a tutte e due le squadre. Grazie.